Buongiorno, oggi è mercoledì 10 giugno 2020, siamo a quasi un mese dall'inizio della fase 2, iniziata il 18 maggio. Sono in compagnia di Viola Lapucci, una delle più care amiche. Ciao a tutti. Intanto ti chiedo il consenso per essere ripresa e registrata. Sì, do il consenso. E partiamo con l'intervista. Allora, dimmi un pochino di te, dove abiti, la famiglia, eccetera, vai pure. Mi chiamo Viola Lapucci, abito a Prato, ho sempre vissuto qua, ho 22 anni e vivo qui con la mia famiglia e studio. E com'è composta la tua famiglia con la quale hai vissuto la quarantena? Dai miei genitori, mia mamma e mio babbo, non ho fratelli o sorelle. Perfetto, i nonni abitano con te? No, purtroppo erano lontani. Ok, entriamo nell'ambito di questa quarantena, di questo lockdown. La prima volta che hai sentito parlare del coronavirus, dove eri? Qual è stata la tua prima impressione? Cosa hai pensato? La prima volta ero probabilmente alla visone e ho sentito al telegiornale questa parola coronavirus e mi sono un po' informata, ma inizialmente non ho dato peso alla situazione. Poi via via ho sentito sempre più volte al telegiornale questa notizia e ho iniziato a informarmi sempre di più. Qual è stata la cosa che ti ha preoccupato di più quando è partito il lockdown? Inizialmente ero tranquilla e non avevo ben capito la situazione. Via via ero sempre più preoccupata che appunto potessi prendere questo virus perché appunto mia mamma e mio babbo all'inizio lavoravano e quindi che potessero prendere questo virus e che si potesse attaccare alle persone più care. Durante la giornata, nel periodo della quarantena, cosa facevi? Quali erano le tue attività e cosa è cambiato rispetto a prima? Le mie giornate più o meno erano sempre uguali, fortunatamente studio, quindi durante la quarantena mi alzavo, studiavo, mangiavo e guardavo la televisione. È cambiato appunto il fatto che non potessi più uscire con le mie amiche, appunto il mio fidanzato e andassi a trovare i miei parenti. Per quanto riguarda le attività come la spesa, come è andata la situazione? Sono andata varie volte a fare la spesa, purtroppo, e ho fatto la fila, cosa assurda, e facevo anche un'ora o due di coda, e la situazione era abbastanza surreale. E all'interno del supermercato, come erano le persone, cosa dovevi fare? La gente stava lontana tra di loro, anche se in realtà comunque in qualche supermercato eravamo in tantissimi comunque, si cercava di stare a distanza, ma a volte è impossibile, tutti con la mascherina, tutti con i guanti, non ci si conosceva l'uno con l'altro. Per quanto riguarda invece le relazioni con i parenti e con gli amici durante la quarantena e dopo, è cambiato qualcosa oppure è rimasto tutto uguale? Con gli amici, diciamo, sì, durante la quarantena purtroppo non ci siamo visti, ci siamo sempre sentiti e quando ci siamo rivisti è tornato tutto più o meno normale, a parte abbracci e saluti. E con i parenti invece, soprattutto con i nonni con cui magari ero abituata a vedermi più volte a settimana, cioè ancora li vedo sempre meno, li vedo una volta a settimana, non vado più a pranzo, più limitata. Qual è stata la cosa più difficile da fare durante questo periodo? Non poter uscire per nessun motivo, non vedere i miei amici, i miei ragazzi, i miei parenti, non poter fare una mini vacanza, non poter più lavorare o andare all'università come facevo tutti i giorni. C'erano stati programmati dei viaggi durante questo periodo o comunque prima oppure no? Sì, purtroppo sì, sia prima che durante, purtroppo non ci sono potuto andare, quindi è stato un po' un problema. Per quanto riguarda l'ambito universitario, quindi le lezioni, gli esami, magari le lezioni online che sono state fatte con i professori, come si sono comportati? Alcuni professori, a parte le prime settimane, si sono riusciti a organizzare, abbiamo creato insomma, su Google delle lezioni, delle video lezioni e sono stati sempre puntuali, anche con gli esami si sono organizzati abbastanza bene, anche se alcuni ancora ora non sanno bene come funziona, ma perché è una cosa nuova per tutti. Altri purtroppo non si sono quasi mai fatti sentire ad oggi, per l'esame sappiamo ancora poco, però è così. E per caso lavori? Hai un Sì, lavoro? lavoro, faccio la maestra di sci e infatti è un lavoro stagionale che è iniziato a dicembre, doveva finire ad aprile e per questo lockdown ho smesso prima. Poi, per allentare lo stress in quarantena, comunque occupare il tempo, cosa hai fatto?
studiato, mi sono data alla cucina, ho iniziato un po' a cucinare pizza, dolci e ho iniziato a guardare le serie che generalmente non guardavo. Ma ci sono stati dei cambiamenti nelle sue abitudini rispetto a leggere, guardare la televisione, video, eccetera, o sono rimasti sempre i soliti? No, ho guardato molto più televisione del solito perché generalmente non sono una che sta sempre alla televisione, ma durante la quarantena tutte le sere guardavo un film diverso. Per quanto riguarda la relazione familiare, durante il periodo della quarantena è mutata, in meglio o in peggio, con i tuoi genitori, com'è andata averli in casa? All'inizio mi ci dovevo abituare, poi mi ci sono abituata e alla fine, meno male, insomma, siamo ritornati un po' alla normalità perché tutti i giorni in casa noi eravamo abituati, ecco. Mi potresti dare un commento generale su questa situazione, su questa esperienza che hai vissuto? È una situazione surreale che spero non ricapiti, almeno a breve, e assurda che non nessuno si poteva aspettare, magari ci è servito a qualcosa, magari ci siamo impegnati ad altro, in altro, però spero veramente che la situazione vada a migliorare e che si possa tornare il più possibile alla normalità. Durante la quarantena come si immaginava il futuro? Ogni giorno era diverso sinceramente, però speravo che un giorno appunto questa situazione ritornasse normale, anche se ancora normale non è, però diciamo spero che in un futuro sia meglio. Noi avevamo programmato un viaggio che non so se riusciremo a fare, perché visto le limitazioni nei mezzi, nelle auto o comunque nella spiaggia, ancora non sappiamo se potremo andare oppure no. Un'ultima domanda, per quanto riguarda la nazione e il governo, secondo te come si è comportato in questo periodo? È dura. Sia dal punto di vista delle regole adottate, sia dal punto di vista del lavoro, cioè di occuparsi del lavoro delle persone, quindi cassa integrazione, stipendi, chiusure, non chiusure, riaperture, eccetera. Non sono una che si occupa molto di politica e di situazioni in generale, però durante questa quarantena mi sono un po' informata e per alcuni versi, cioè, sono contenta di essere italiana e che sia andato per il meglio certe cose, siamo fortunati. Per altri forse delle limitazioni, non so se forse esagerato o no, o comunque anche se sono giuste non ci sono stati degli aiuti veri e propri, perché le casse integrazioni o comunque questi bonus sono arrivati in ritardo e la gente purtroppo, cioè, deve vivere tutti i giorni, non dopo un mese con 600 euro, con la cassa integrazione che gli arriva due mesi dopo non è semplice vivere. Ok, noi abbiamo finito, breve intervista, e quindi ringraziamo Viola. Grazie mille. E niente. Ciao a tutti.